Burton's The Nightmare Before Christmas. Eureka! Konnichiwa a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo terrorizzante ma anche natalizio episodio di Into the 4K. Io bramavo questo disco con tutto me stesso e finalmente la Disney ce l'ha portato anche su disco, era già disponibile sul Disney Plus in 4K in streaming, ma io no, non l'ho mai rivisto, vabbè qualche pezzettino sì, ma non l'ho mai rivisto per intero in streaming. Io voglio il disco e la Disney ci ha portato adesso il disco in 4K anche da noi in Italia, grazie Disney, anche se sull'audio noccia Disney, noccia. Comunque, film regia di Henry Selick, perché ancora oggi dicono che è un film di Tim Burton. No, lui non ha voluto fare la regia di questo film, in passo 1 avrebbe preso troppo tempo e ha collaborato con il regista primo lungometraggio di Henry Selick, poiché si erano anche conosciuti quando lavoravano per la Disney, per esempio a Red e Toby Nemici Amici, erano tutti e due animatori e si erano conosciuti alla Disney, se ricordo bene, ma non confermo né smentisco. Comunque, Nightmare Before Christmas, sì, prodotto da Tim Burton, ideato da Tim Burton ancora prima dei cortometraggi di Vincent e Frank Winnie, che poi lo portarono da lì alla regia di Pee Wee Herman e poi Beetlejuice, Batman, eccetera, eccetera, e via con la scalata verso il successo di Tim Burton, che proprio adesso a Torino, la Mole Antonelliana, ha una mostra in suo onore e prima o poi andrò a vederla, aspetto solo che scenda un po' di gente, un po' l'interesse, perché adesso sono tutti là a quella mostra, e farò un bel video dedicato alla mostra di Tim Burton alla Mole Antonelliana, Museo del Cinema di Torino. Ma Nightmare Before Christmas, ci siamo cresciuti, un film fantastico, cazzarona ragazzi, io ce l'avevo anche in VHS, poi era uscita l'edizione DVD doppio disco e anche Blu-ray, io ho la prima edizione in Blu-ray di The Nightmare Before Christmas, poi dopo è uscita l'altra edizione con la versione Sing Along, che potete vedere anche su Disney Plus, la versione Cantiamo tutti insieme le canzoni del film, e poi qualche anno dopo è uscito anche riconvertito in 3D, e io presi anche il Blu-ray in 3D, anche se con qualche differenza nel comparto audio. Nightmare Before Christmas, fantastico, se andate a Disney, beccate la casa dei fantasmi, tutta rifatta nel periodo di Halloween e Natale, a tema Nightmare Before Christmas, c'è anche un extra all'interno del Blu-ray che vi fa vedere il processo creativo nel modificare la giostra per renderla a tema Nightmare Before Christmas, meraviglioso. Cioè anche quando ho giocato Kingdom Hearts il primo, ragazzi, c'era la zona di The Nightmare Before Christmas. Esiste anche un prequel su Game Boy di questo film e anche un sequel per Play 2 che continua la storia contro il Babau, e il prequel narrava il primo incontro tra Jack Skeleton e il Baobao. Non ho mai giocato né uno né l'altro, ma quello della Play 2, devo vedere su sullo store, è disponibile in modalità retrocompatibilità, devo dare un'occhiata, sono molto curioso, non ci ho mai giocato a quello. Comunque ragazzi, Nightmare Before Christmas, VHS, DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e adesso 4K, quindi direi di passare al video. Come confermato dal regista in un'intervista, grazie Marco per avermela passata, nuovo scan dai negativi originali. Quindi abbiamo un nuovo master 4K per questo film e io vi dico subito che la cosa più interessante del film è la resa dell'HDR. Quando cammina al cimitero inizia a cantare, doppiato in italiano da Renato Zero, bravissimo, bravissimo, cioè è Jack Skeleton. Fantastico Renato Zero. In americano era doppiato da Chris Sarandon, il vampiro di Ammazza Vampiri, quando parla, mentre quando canta era Danny Elfman, grandissimo Danny Elfman. E proprio quando lì al cimitero la luce della luna o l'inizio del film con tutto quel fuoco all'interno delle zucche di Halloween, quello spicca di più. Comunque come alte luci non spinge mai tantissimo, dà l'impatto maggiore al film, come il pozzo con il fumo quando emerge Jack Skellington, bellissimo, veramente bellissimo, ma non brilla mai eccessivamente, cioè non snatura l'origine della fotografia del film, non la snatura mai. C'è un punto più alto del film quando presenta l'idea del Natale agli abitanti del villaggio e c'è il sindaco che gioca con la lampada per illuminare il palco, quella lampada è, cioè, cazzo, è un faro nella notte, quello è il punto più alto del film, quello è HDR Dolby Vision in streaming. Ma
veramente bello l'impatto HDR. Come micro dettaglio, allora, da queste versioni qua sicuramente non si era mai vista la granetta fina, cioè microscopica. Però la vedete, dove c'è un colore luminoso come la luna o quando arriva il villaggio di Natale, quel bianco che splende veramente, lì in quel colore vedete una grana finissima, veramente finissima, che cioè non ve ne accorgete neanche. Infatti ho detto, ma hanno usato DNR? No, perché c'è una grana così finissima che non, a me non sembra proprio che abbiano pulito l'immagine, proprio hanno pulito il negativo originale. Ma come ho detto, la cosa più importante, più bella del film è l'HDR e l'uso dei colori, tantissime sfumature. Quando arriva al villaggio di Natale, l'inquadratura fa così, tutte le luci del villaggio di Natale bellissime, o quando inizia a cantare, si canta molto in questo film, un'ora e un quarto, metà è cantato praticamente. A chi odia i musical non gli piacerà sto film perché cantano. Comunque, nella neve lì vedete proprio delle sfumature viola leggerissime che passano da un colore all'altro, cose che nel vecchio Blu-ray non c'erano, non ve ne accorgete. E anzi, il colore grigio del cimitero del villaggio di Jack Skeleton nel Blu-ray 1080p, questo qua nei master vecchi c'era quel grigetto che tendeva un po' al viola, leggermente tendeva il viola. Qui, ragazzi, credetemi che è grigio. Dove c'è il grigio è grigio, quindi hanno ritoccato i colori, nuovo grading, e si sposa perfettamente con l'atmosfera del film. Passando al micro dettaglio, allora vi dico già subito che i film della Leica, come resa di film in stop motion in 4K, sono più belli. Nonostante fossero master 2K, se ricordo bene cosa ho detto nelle recensioni, non me lo ricordo neanche io, ma rendono meglio. Questo, pellicola, negativo originale, ha sicuramente molto più micro dettaglio come la neve, cioè vedete molto di più la neve, tutto modellato passo uno a uno per questo film, vedete molto di più le rifiniture nella versione 4K, ma non c'è mai quel micro dettaglio da lasciare, a mio avviso, a bocca aperta. Fatto sta che è la versione più bella di The Nightmare Before Christmas che voi possiate vedere. Io vi consiglio ultra caldamente il disco, è la versione migliore. Ho visto anche la versione, un po' di scene su Disney Plus, e io tra i due, ragazzi, ho preferito proprio anche questa resa di questa grana finissima, che in streaming si perde. Qua c'è più dettaglio, micro, ultra micro dettaglio, ma non è una cosa da lasciare a bocca aperta, anche perché quando il sindaco, quando cercano Jack e il sindaco sale sul camioncino, chi ha visto Jack? Dov'è Jack? C'è tutto quel dettaglio sul suo cappottino che è meglio in questa versione, c'è più dettaglio e micro dettaglio, ma era già un dettaglio che era già presente in questa versione vecchia. Qui è tutto più nuovo e pulito, però anche se l'immagine non urla al micro dettaglio estremo, perché secondo me no, però è la migliore immagine che poi possiate avere per Nightmare Before Christmas, veramente. Poi grazie all'HDR, tanto piccolo micro dettaglio, ve ne accorgete di più proprio per il grading in HDR, come quando il dottore sulla sedia a rotelle aggiusta il braccio di Sally, cioè vedete proprio il dettaglio sul colletto e sul braccio, dato che l'animazione è passo 1, quindi per muovere il braccio hanno toccato. Poi hanno toccato altra foto e qui ci hanno messo mano, vedete proprio che i peli del cotone del costume del dottore, ci sono i peletti che un po' scompaiono, ricompaiono, perché magari con le mani in quella foto li avevano schiacciati, quindi vi accorgete anche di quello. È veramente un'immagine bella, pulita, un nuovo bellissimo grading, solo che secondo me non grigio, cioè forse mi aspettavo tantissimo di più, da bocca aperta il micro dettaglio, ma se guardate le tombe nel 4K e guardate le tombe nel vecchio master, è più pulito il micro dettaglio qui, ma si intravedeva già nella vecchia versione. Ovviamente qui è un'altra cosa, ragazzi, ma forse mi aspettavo per questo film troppo io, ma ripensandoci è veramente un disco ultra consigliato. Ma passiamo all'audio. Nel disco 1080p troviamo i menu uguali alla versione 4K, quindi hanno rifatto il disco, non è lo stesso vecchio che c'era qua e che era ripetuto all'interno di questa edizione 3D, il 1080p 2D, ma c'è qualche differenza nell'audio. L'italiano in Dolby Digital, nella vecchia edizione trovavamo l'italiano in DTS, e seppur sia 640K
di bitrate, la versione italiana in Dolby Digital, si senta, ragazzi, lo ammetto, si sente, forse le voci sono un po' basse, ma si sente bene quando cantano, l'impatto lo fa, e si può vedere anche, spiace che non è DTS, tranquillamente in italiano. Differenza col DTS, e ho risentito proprio qualche canzone in momenti più vivi, è un po' più caldo il DTS, e anche il subwoofer quando dà l'apporto alle canzoni, bitrate pieno per l'italiano, ha una marcia in più. Il mix è quello, però il DTS ha una marcia in più. Inglese in DTS HD Master Audio 7.1 qui all'interno del 4K, a cui hanno proprio segato le gambe, poiché nel disco 1080p c'è sempre l'inglese in DTS HD Master Audio 7.1, ma sono due volumi completamente diversi. Io ho alzato un botto, l'ho visto anche in inglese, l'ho rivisto quasi due volte praticamente il film in inglese, ho alzato un sacco, veramente un sacco. Io a quel volume sentissi un altro film, cioè davvero mi fanno le valigie. L'amministratore del palazzo dice: fai le valigie e te ne vai fuori dalle balle. Mettete il 1080p, cioè quando gli lanciano i missili, quando cercano di abbattere Jack, che cerca di aiutare il Natale, lui voleva solo aiutare il Natale a modo suo, quando gli sparano, manca la canzone, dove Jack, cioè nella 4K inglese segate le gambe, cioè dovete alzare, la dinamica manca, quando il Babau fa tutto il suo numero, quando canta a Babbo Natale tutta quella canzone, cioè ragazzi è un altro mondo nel 1080p, io non riesco a capire perché nel 4K gli hanno dovuto segare le gambe alla traccia inglese, io non riesco a darmi una motivazione. Non riesco, sono due case che fanno l'autoring diverso, che tocca, non riesco a capire. In questa edizione 3D, nel 1080p e nel Blu-ray 1080p, l'inglese era in True HD 7.1, identico, ma ha una leggera marcia in più il DTS HD Master Audio. Sentendo le tracce a uno stesso volume, DTS HD Master Audio del 1080p e della prima edizione, questa qua di Nightmare Before Christmas, in DTS HD Master Audio 7.1 hanno una marcia in più, un pochino in più del True HD, è un po' non sporco, un po' più grezzo, un po' più cattivo, ma proprio, cioè il mix è quello, il volume è quello, ma è un pochino di più meglio ai miei orecchi la traccia di DTS HD Master Audio. Comunque anche nella True HD 7.1 vecchia di questa edizione 3D non avevano sicuramente segato le gambe, ma nell'edizione 4K l'inglese ha le gambe segate e non riusciamo a capire perché, non riesco a capire perché. Ma comunque, se dovessi mettere in classifica le tracce che non hanno tantissimi effetti surround, le parti più belle sono quelle cantate, neanche quelle più movimentate, sì, quando sparano a Jack si sente qualcosa da dietro, proprio il missile, o quando arriva in piazzetta che Jack chiama tutti per spiegare il piano di Natale, arriva il dottore, non mi ricordo mai come si chiama il dottore in carrozzina, sentite che passa dalle casse. Se dovessi mettere una classifica come qualità per sentire Nightmare Before Christmas, sicuramente la DTS HD Master Audio delle versioni 1080p in inglese, versione migliore per questo film come mix audio. Poi so che siete affezionati al doppiaggio italiano e lo sono anch'io ovviamente, ma stiamo parlando di effetti sonori, musica, quanto spinge la traccia. Inglese DTS HD Master Audio 7.1, subito dopo la True HD, perché secondo me è leggermente meno, proprio un pelino, poi la DTS italiana, perché la marcia in più rispetto al Dolby Digital ce l'ha, proprio è evidentissima, poi la Dolby Digital italiana e per ultima, ma proprio perché gli hanno segato le gambe, la DTS HD Master Audio del 4K. Non... Perché? Devi prenderla da un disco e metterla nell'altro? Perché andare a mettere le mani e segargli le gambe? Non capisco. Sentite le scene musicali, cioè ho dovuto... Io a quel volume tiro giù i muri con un'altra traccia non toccata, con questa stessa, cioè era altissimo per arrivare allo stesso livello di impatto, che poi non ci arrivi neanche alzando volume.
ho dovuto alzare, ma io quei volumi non posso sentire nell'appartamento, eppure con la traccia 4K inglese sono riuscito a sentirla tranquillamente. Quindi pensate quanto l'hanno tagliata la traccia. Ma ho già parlato troppo dell'audio, parliamo brevemente degli extra. Extra nel 1080p sono gli stessi vecchi, ragazzi, io ho guardato i menu di questa edizione, sono gli stessi extra vecchi. I menu di questa edizione sono più bellini, a mio avviso sono un po' più carini, ma comunque sono gli stessi vecchi extra. C'è il cortometraggio di Tim Burton, Vincent, giusto ragazzi, scusate, vado a memoria, il cortometraggio di Tim Burton, Frank e Winnie, uncut version con l'introduzione di Tim Burton. Forse non c'è Vincent, perché qua non li scrivono tutti. Comunque ragazzi, vado a memoria. No, qua c'era Vincent. Forse hanno tolto Vincent da questa edizione 1080p. Comunque non li ho rivisti gli extra, li ho già visti in questa versione e li avevo anche rivisti perché sono bellini in questa edizione. Poi bellissimo l'extra, commento del regista che avevano fatto per questa edizione DVD doppio disco e Blu-ray 1080p. Ma manca il commento con il regista e il direttore della fotografia che era presente, leggo nelle recensioni, nel DVD vecchio a disco singolo. Ma io ho guardato la cover del nostro vecchio disco su internet e io non vedo nessuna traccia con commento audio. Forse era presente nella versione americana, forse, ragazzi, forse, ma non confermo né smentisco. Comunque gli extra ci sono, è bellissimo l'extra, quello che vi accennavo a inizio video, di come hanno cambiato l'attrazione di Disney, dove le cambiano un po' in tutto il mondo, rendendo la Casa dei Fantasmi, guardatevi anche il film su Disney Plus della Casa dei Fantasmi, dai, non è male, è al pari di quello di Eddie Murphy come qualità. Non è male, non è, il grading mi ha fatto cagare, il grading del film, non esistono i colori in quel film, a parte gli effetti con le alte luci, viola, verde, eccetera. Ma comunque stiamo parlando di Nightmare Before Christmas, guardatevi La Casa dei Fantasmi su Disney Plus, o comprate il disco, giustamente. Ma di come hanno cambiato La Casa dei Fantasmi, l'attrazione, rendendola tema Nightmare Before Christmas. Quello è veramente un bell'extra. Poi c'è anche il poema che, da cui hanno tratto poi il film, poema creato da Tim Burton, narrato da Christopher Lee. Veramente bello anche quello. Ma direi di chiudere questa recensione di The Nightmare Before Christmas. Ripeto, questa in 4K con video è la versione migliore di The Nightmare Before Christmas. È la migliore. Che poi io mi aspettassi ancora di più, quello è un mio problema, è solo mio, perché l'immagine vale, il micro dettaglio c'è, proprio dei pupazzi, è veramente, veramente bello, ma sono io che avendo visto altri film, mi ero fatto un'idea ancora più alta. Però, veramente, comprate il disco, perché vale, la Disney ce l'ha portato anche noi in Italia, supportiamo, aspettate una promo, fate quello che volete, anche se dopo pochi giorni è già sceso a 18 euro da Amazon, io l'avevo bloccato a 22 dal prezzo originale di 24,90, è già crollato su Amazon, ce lo tirano dietro, quindi comprate il disco. Purtroppo l'italiano non hanno mantenuto il vecchio DTS, non si capisce perché, la traccia inglese nel 4K gli hanno segato le gambe, non si capisce perché, non riusciamo mai a fare un 4K lasciando le tracce vecchie o inalterate o come qualità e codec, cioè c'era il DTS, lascia il DTS. Non ce lo spieghiamo. Comunque, menzione speciale va anche alla versione 3D, che nonostante non sia un 3D con effetti pop-up pazzesco, però è convertito davvero bene. Se volete un'altra visione di The Nightmare Before Christmas, come qualità video il 4K non si batte, ma come 3D sarebbe bello avere il 4K ma 3D, sarebbe bello, perché il 3D è veramente carino di The Nightmare Before Christmas, quando canta lì al cimitero con la collina che si srotola, cioè vedete proprio la profondità. Ne ho rivisto proprio un pezzo apposta per rifarmi un'idea sul 3D del film ed è veramente carino. Veramente carino, consigliate anche la versione 3D, ma prima quella 4K, assolutamente. Direi che ho parlato già abbastanza, vi ho tediato già abbastanza, e Henry Selick, riguardatevi anche i suoi altri lavori come Coraline, assolutamente, ho fatto la recensione del 4K estero della Shout Factory, bellissimo disco, veramente un bellissimo disco, non c'è l'italiano, non ce l'abbiamo da noi in Italia, con quel 4K non c'è da noi, e anche James e la pesca gigante, devo ancora guardarmi
Arnel Ardel, come si chiama? L'ultimo film in stop motion che ha fatto con Jordan Peele, prodotto da Jordan Peele e anche doppiato da Jordan Peele su Netflix. Quello devo ancora vederlo. Mi manca di Henry Selick. Comunque, noi ci rivediamo in un prossimo episodio di Into the 4K. Voglio sempre fare video compressi perché alla fine parlo troppo, ragazzi. Se vi togliete dal canale l'iscrizione, io capisco perché parlo veramente troppo. E che mi emoziona proprio, cioè vorrei discutere con voi in un ristorante davanti a una bella pizza, cioè discutere di questi lavori. È bello, insomma, grazie al canale ho conosciuto molte persone, cioè quando usciamo insieme è di questo che parliamo, è bellissimo, è di questo che parliamo, di cinema, usciti fuori dal cinema, è di questo che parliamo. Quindi fatevi vivi, contattatemi se siete del Piemonte, della Lombardia, ci troviamo tutti insieme ogni tanto, perché se volete parlare, per questo che ho creato il canale, non parlavo mai con nessuno di queste cose, non parlavo mai con nessuno e adesso forse parlo fin troppo, ma ci rivediamo in un prossimo episodio di... 4K, quindi sayonara a tutti e bye bye.